Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come a mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno dell'Ore Divino e stretta la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 9, capitolo 4, 8 maggio 1909. Continuando il mio solito stato, quando appena il mio amabile Gesù si è fatto vedere e mi ha detto: figlia mia, chi molto parla è segno che è vuoto nel suo interno, mentre chi è pieno di Dio, trovando più gusto nel suo interno, non vuol perdere quel gusto. Ci stenta a parlare e solo per necessità parla, ed anche parlando non si parte mai dal suo interno, e cerca per quanto è da sé di imprimere negli altri ciò che sente in se stesso. Mentre chi molto parla non solo è vuoto di Dio, ma col suo molto parlare cerca di svuotare gli altri di Dio. Capitolo 5, 16 maggio 1909. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto:
Figlia mia, il sole è come simbolo della grazia, il quale, dove trova vuoto, fosse pure una caverna, un sotterraneo, una fessura, un buco, purché vi sia vuoto e qualunque piccola apertura per entrare, vi entra e tutto riempie di luce. Né con esso diminuisce gli altri spazi di luce. E se la sua luce non illumina più, non è che gli manca la luce, ma piuttosto gli manca il terreno di sotto per poter diffondere di più la sua luce. Così è la mia grazia, più che sole maestoso, ravvolge tutte le creature col suo benefico influsso, ma però non vi entra se non nei cuori vuoti. Per quanto vuoto trova, tanta luce vi fa penetrare dentro dei cuori. Questi vuoti poi come si formano? L'umiltà è la zappa che scava e forma il vuoto. Il distacco da tutto ed anche da se stessi è il vuoto medesimo. La finestra per farvi entrare la grazia della luce in questo vuoto è la confidenza in Dio e diffidenza di noi stessi. Sicché per quanto l'anima è confidente, altrettanto allarga la porta per farvi entrare la luce e prendervi maggiore grazia. La custode che custodisce la luce e la ingrandisce è la pace. Capitolo VI, 20 maggio 1909. Continuando il mio solito stato, appena in un lampo di luce Gesù si è fatto vedere e mi ha detto: figlia mia, non c'è cosa che possa superare l'amore, né la dottrina, né la dignità, molto meno la nobiltà. Al più, chi se ne serve a fin di bene, di fare delle speculazioni intorno al mio essere, mi può conoscere più o meno, ma chi giunge a farmi suo proprio oggetto? L'amore. Chi giunge a mangiarmi come si fa di un cibo? L'amore. Chi ama mi divora, chi ama in ogni particella del suo essere, trova immedesimato il mio essere. Passa differenza tra chi mi ama davvero e gli altri, di qualunque condizione o qualità siano, come tra chi conosce un oggetto prezioso, lo apprezza, lo stima, ma non è cosa sua, e tra chi possiede quell'oggetto prezioso come suo proprio. Chi è più fortunato tra questi, chi lo conosce o chi lo possiede? Certo, chi lo possiede, sicché l'amore supplisce per la dottrina e la supera, supplisce alla dignità e supera tutte le dignità, dando la dignità divina, supplisce per tutto e supera tutto. Stupendi questi scritti, soprattutto la parte centrale, il secondo, che avremo modo di approfondire adeguatamente. E c'è un tema fondamentalmente trasversale, ecco, tra questi tre passaggi, no? È un po' la polarità, il binomio, ecco, tra vuoto e pieno. Di cosa siamo vuoti e di cosa siamo pieni. Tra l'altro con alcune spie per capire di cosa siamo vuoti e di cosa siamo pieni. Ecco, nel primo capitolo, quello dell'8 maggio 1909, Gesù ammonisce sul parlare molto, dando un criterio di discernimento. Chi parla molto vuol dire che è vuoto di Dio nel suo interno, e non solo è vuoto di Dio nel suo interno, ma svuota gli altri di Dio. Il motivo è molto semplice, e qui è una glossa a una sentenza di Santa Teresa d'Avila, che nel molto parlare non manca mai il peccato. E su questo penso che tutti noi dovremmo, un momento o l'altro, metterci ben seduti, invocare lo Spirito Santo e fare un buon esame di coscienza,
Perché Gesù dice che chi è pieno di Dio limita il parlare al necessario. Ovviamente questo è un criterio che in monastero, in convento va, come dire, osservato stricto modo, diciamo così, no? Ecco, quindi la custodia del silenzio in queste realtà è, quando una comunità religiosa è degna di questo nome, insomma vuole rimanere degna di questo nome, è da curare in maniera puntuale, precisa, profonda, davvero c'è da ponderare fin nei minimi termini se la parola sia necessaria o non necessaria. E, vivendo certamente in un contesto, diciamo così, mondano, non nel senso negativo, ma appunto di mondo, quindi non caratterizzato dalle caratteristiche di una vita religiosa, e certamente questo criterio va applicato, ma bisogna applicarlo con grano salis, insomma, perché tra noi comuni mortali, insomma, il taciturno non è ordinariamente visto come una persona virtuosa, e molte volte non è essere virtuosi essere taciturni, ma è in tante circostanze mancare anche al garbo, alla gentilezza, all'affabilità, alla carità, no? Perché, come dire, anche tenere una conversazione di cortesia è una forma squisita di esercizio di carità, no? Quindi quando ci si trova in contesti, non lo so, in pranzi, in cene o con colleghi di lavoro, insomma, dove si creano quegli imbarazzanti silenzi, no? In quel caso la conversazione di cortesia, quindi purché sia una buona conversazione che non scada mai nella chiacchiera, non solo che è opportuno farlo, ma è un atto di virtù, un atto di carità. Quindi questo discorso va preso molto seriamente, adesso lo vedremo come, però ovviamente con grano salis. Ovviamente il grano salis vale per tutte le cose, quindi però qui in maniera particolare. Quali sono le parole certamente da evitare? Le chiacchiere che sono quasi sempre il commento di fatti altrui, 99 volte su 100, o ecco, il tagliare e cucire, quindi il ricamare, il commentare, quasi sempre il negativo, quello che fa il prossimo. Peggio quando diventano maldicenze, quindi quando si rivela, ecco, una cosa non bella che ha fatto un altro che era sconosciuto a chi ci ascolta. Peggio ancora quando diventa mormorazione, cioè quando si rivela a chi ci ascolta una cosa brutta che un terzo gli ha fatto contro, seminando quindi zizzania, ma in generale le critiche, le lamentele, insomma, ecco, sono sempre da evitare. Papa Francesco ha parlato molto chiaramente di terrorismo delle chiacchiere, perché specialmente quando poi le chiacchiere vanno a gettare fango al prossimo, e non ci vuole tanto, quindi non bisogna pensare alle calunnie, insomma, o a costruzione di castelli di questo genere, e diventano delle operazioni veramente brutte, ecco. E qui io mi permetto di dire, non basta, come molti fanno, insomma, esaltare, dice Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, e poi non si osservano, insomma, alcuni suoi preziosi insegnamenti come su questo, no? Ecco, quindi il valore del silenzio, di cui ne ho parlato tantissimo anche in occasione del Natale, e soprattutto il valore del non chiacchierare, del non fare chiacchiericci, ecco, nemmeno, ecco, nella vita di chiesa, meno che mai di parrocchia, ecco, di famiglia, ecco. Queste chiacchiere sono sempre comunque oziose e inutili, sempre, ecco, e così quando, come si fanno inutilmente, quindi senza che ci sia appunto una motivazione, tipo la cortesia. È chiaro che se sto davanti a un estraneo non è che mi posso mettere a fare discorsi, magari si parlerà anche di cose un po' leggere, magari per interesse, no? Ecco, però se uno fa un discorso, insomma, frivolo oppure sciocco, sconclusionato, appunto avente ad oggetto cose molto piccine, senza che ci siano necessità, ecco,
incorrono in imperfezione, certamente, no? Quindi, in ogni caso, bisogna cogliere il concetto che Gesù trasmette. Cioè, se tu sei pieno di Dio, hai una vita interiore, d'accordo? Ascolti Lui, parli con Lui, il contatto, diciamo così, anche quello necessario con le creature, di per sé è una cosa che non si può dire che infastidisce, perché nella divina volontà i fastidi cessano, però è qualche cosa che lo si fa volentieri, in obbedienza alla volontà di Dio, lo stesso quando è necessario farlo, ma se io potessi, ecco, manterrei questo clima di interiorità e di dialogo con il Signore. Questo è evidente che se uno sta a zero con il dialogo con il Signore, parla, oppure quando non parla si stordisce, televisioni sempre accese, andare sempre a leggere notizie, cose in giro, eccetera eccetera, no? E su questo bisogna fare attenzione, questo qui, perché questo è un punto molto importante della vita nella divina volontà, ed è un punto dove d'altronde noi, avendo insomma il dono della parola, possiamo fare una montagna, ecco, di imperfezioni, proprio un carretto, però possiamo fare pure non pochi peccati veniali e qualche volta pure qualche peccato mortale, perché secondo San Tommaso d'Aquino la maldicenza, certo non quando verte su una sciocchezza, insomma, però nella specie è un peccato grave, non è un peccato lieve, la detrazione del prossimo, no? Specialmente quando è mossa poi da odio, quindi cioè da voler fare del male al prossimo, da volerlo ferire, o per vendetta o per rancore o cose di questo genere. Quindi sono cose a cui occorre fare attenzione, non lasciarle passare come quisquilie, ecco. Certamente in questo campo ci sono anche molte imperfezioni, insomma, che un'imperfezione non è un peccato veniale, però prima di minimizzare bisogna fare attenzione, prima di dire abbiamo qualche pettegolezzo, insomma, no, in alcune circostanze uno dice qualche pettegolezzo, ma quello che ha fatto è una vera e propria maldicenza, una vera e propria detrazione, una vera e propria diffamazione, un vero e proprio gettare fango sul fratello, sul suo onore, sulla sua buona fama, sulla sua dignità a volte. Quindi poi non è che possiamo fare tranquillamente la comunione come se niente fosse, insomma, no? Avendo vomitato veleno e fango, insomma, alle spalle del prossimo, no? Ancora di più oggi attraverso quello strumento, ecco, che è doppiamente, come dire, nefasto, che sono i social, d'accordo, che danno ancora un maggiore risalto, insomma, a eventuali fenomeni di questo genere. Qui io scherzando, ma non troppo, insomma, più di qualche volta ho pubblicamente proclamato la necessità per noi sacerdoti di fare qualche scheda per l'esame di coscienza sui social, ecco, sul comportamento su questi strumenti, che altro che terrorismo di Papa Francesco, insomma, c'è di molto peggio a volte, c'è proprio un uso barbaro proprio in alcune circostanze, insomma, di questa realtà, che di per sé, se fosse usata bene come tutte le cose, molto è il bene di cui potrebbe essere evidentemente foriera, no? Veniamo al secondo capitolo, che Gesù paragona la grazia al sole, ma anche qui c'è un problema di apertura o chiusura, o di vuoto o di pienezza, no? Quindi la grazia entra nei cuori vuoti, dice Gesù, no? Ecco, perché come il sole illumina una caverna, un sotterraneo, quindi una caverna è illuminata qualora abbia un'apertura, perché dentro è vuota. Supponiamo che dentro la caverna io ci metto una montagna di pietre, quindi la caverna la chiudo, la luce dentro la caverna non c'entra più. La stessa cosa vale per una casa, no? E Gesù dice, basta anche una fessura, un buco, no? E supponiamo che quella caverna ci abbia invece una porta, ma la porta lascia aperte delle fessure, certamente non c'è la luce di mezzogiorno, però con delle buone fessure, questo possiamo fare pure un po' di esperimenti nelle nostre case, insomma, no? Vedrai che se lasci un po' di fessure aperte, un po' di luce c'entra, pochina,
ma sufficiente, insomma, perché quando cammini non vai a sbattere contro le cose, insomma, non ti rompi la testa. Quindi è anche qui quanta grazia di Dio riceviamo. Cioè, il punto fondamentale da comprendere questo, ma sia per chi vive nella divina volontà, sia per chi vive una vita cristiana, come dire, tranquillamente ordinaria, è che noi riceviamo da Dio tanto quanto ci disponiamo a ricevere. Dio vorrebbe darci il top, il massimo a tutti, no? Ma ricordiamo quelle parole di Gesù nel Vangelo, no? Drammatico, le polemiche con i farisei, dice: voi, la mia parola non trova posto in voi, come potete credere? D'accordo? Non trova posto in voi la mia parola, non c'era posto per loro nell'albergo, abbiamo sentito in questi giorni di Natale, no? E quindi dice, allora, questi vuoti come si formano? Allora, l'umiltà anzitutto, la zappa che scava e forma il vuoto, è importantissima questa cosa, perché la persona che è veramente umile sente di avere bisogno di Dio, sa di non sapere, si apre, è disposta a mettersi in discussione, non è rigida, è flessibile, è malleabile, non pensa di sapere già tutto, non pensa di essere detentrice della verità, d'accordo? Né su Dio, né sul prossimo, né su, tanto meno su se stessi, che noi non ci conosciamo, facciamo un sacco di cose brutte agli occhi del Signore, a volte anche molto brutte, come quelle citate prima, con leggerezza, con nonchalance, senza minimamente rendersi conto. Adesso, questo non è un problema, ma tu tieni la porta del cuore aperta, e quindi se senti un discorso sulla maldicenza e ti accorgi che lo fai, allora apri la porta del cuore, certamente l'accoglienza di quella grazia sarà un'accoglienza dolorosa, perché dirai: mamma mia che sto a fare, mi tocca fare qualcosa. E se tu c'hai il cuore chiuso, tu senti quel discorso, fai finta di non sentire, come si dice, fai orecchie da mercante, perché non ti interroghi, ma non è che questo riguarda anche me, e riguarda gli altri, e quindi uno va avanti, ma questo vuol dire che non c'è il cuore umile. Noi dobbiamo stare sempre in questo atteggiamento di ascolto ricettivo, ma l'ascolto ricettivo è proprio di un cuore umile. Quindi quella è la zappa, d'accordo? È la zappa che scava e forma il vuoto, no? Oppure il piccone, oppure il martello pneumatico, quello che c'è, la trivella, insomma, se abbiamo il cuore di pietra, no? Ecco. Poi, che cos'è questo vuoto? Il distacco da tutto ed anche da se stessi. Ecco il vuoto profondo. E perché? Di che cosa si riempie il nostro cuore? Delle cose a cui noi siamo realmente attaccati, e qui il lavoro si fa, tante volte abbiamo detto, difficile e delicato, e a volte molto doloroso, però bisogna farlo, distacco da tutto e da se stessi, dal proprio onore, dalla propria idea, dalla propria reputazione, da tutte quante le cose che ci portiamo dietro, dalle nostre ferite, dai rancori, c'è un groviglio inestricabile, d'accordo? Ma se dentro il cuore c'è questa roba qui, attaccamenti alle creature, idolatrie di vario genere, può essere il cantante, può essere la squadra di calcio, può essere pure le persone sante, d'accordo? Pure Papa Francesco ha parlato della francescolatria, bisogna andarla a sentire. Cioè di quella forma malsana di attaccamento anche alla sua sacra persona, d'accordo? Che non va bene, d'accordo? Perché nei confronti di un uomo di Dio bisogna avere sempre quell'atteggiamento rispettoso, riverente e accogliente, nella comprensione che in questo momento storico la grazia ha scelto quell'uomo per guidare la Chiesa, per guidare una diocesi, per guidare una parrocchia, questo non fa niente. E quindi vuol dire che quello va bene certamente per quel momento storico, in continuità con tutto ciò che la Chiesa è sempre stata, e io devo essere recettivo perché in quel momento io devo ascoltare, d'accordo? Ma non ne devo fare un assoluto, d'accordo? Quanti atteggiamenti che ci sono nella Chiesa oggi nei confronti di queste cose qui, no? C'è chi fa l'assoluto di Tizio, chi fa l'assoluto di Caio, d'accordo? Per qualcuno nella Chiesa il papato è finito con Pio
dodicesimo, no? Cioè, è un'assurdità di questo genere. Quando uno dicesse, se uno dice che è buono solo un papa e screda tutti gli altri, distrugge il papato, d'accordo? Così come se uno dice che vanno bene tutti i concili tranne che uno, ma distrugge tutto, perché se non va bene uno, non vanno bene nessuno, no? E quindi, cioè, il lavoro grande che si fa nella divina volontà è: cosa c'è dietro questi atteggiamenti? Cosa c'è? Cosa c'è dietro queste idolatrie, dietro queste posizioni rigide, che sono poi sempre da noi giustificate in 100.000 modi apparentemente buoni, ma tutti qua sono tutte quante balle, sono tutte quante menzogne. Cioè, guarda Gesù cosa ha detto nel terzo paragrafo, no? E anche una cosa così grande, qual è la dottrina? Non è un assoluto, perché l'assoluto nei rapporti con Dio è l'amore, non è la dottrina. Questo non vuol dire che la dottrina non debba essere ben difesa, ben conosciuta, divulgata e chiaramente compresa e vissuta, ecco. Ma non è l'assoluto. Non è l'assoluto. Perché in nome della difesa della dottrina non si può fare il finimondo e distruggere tutto e tutti. Non si può fare. Le richieste di perdono che fece San Giovanni Paolo II nel 2000, se uno le va a rileggere, si chiede perdono perché qualche figlio della Chiesa, ovviamente non la Chiesa in quanto tale, nel doveroso servizio da rendere alla verità, testuali parole, le cito a memoria, ha mancato qualche volta alla carità. Non si può, perché la verità va fatta nella carità. E certamente la carità va vissuta nella verità. Quindi questo aspetto del distacco da tutto e anche da se stessi, andare a vedere chi è che ci muove realmente, è fondamentale, se non tutta la nostra vita di presunta, di fede, è tutta un'illusione. È tutta un'illusione. Non c'è niente sotto. La finestra per far entrare la grazia di Dio qual è? Una grande confidenza in Dio. E una grande, tu non ti, nella grande diffidenza di noi stessi, non ti fidare di quello che pensi, non ti fidare delle tue idee, non ti fidare dei tuoi giudizi, non sparare a zero sulle persone e sulle situazioni. Non dire subito, ah, noi, cioè, Gesù ha detto nel Vangelo tassativamente, non giudicate. Lo sapeva quello che diceva, lo dice in maniera apodittica, assoluta. Non è che non giudicate in alcune situazioni, però questo giudicalo. No, non lo devi fare mai. Non condannate, d'accordo? Non rispondete al male con il male, mai. Ecco. Confidenza in Dio e diffidenza verso noi stessi. Non ti fidare delle tue idee, non ti fidare delle tue convinzioni, non ti fidare di quello che pensi, neanche se pensi che sia giusto. Non ti fidare mai al 100%, perché la nostra sicurezza deve essere Dio solo. E tu devi dare a Dio la possibilità di smontarti un po', di cambiarti qualche idea. Guai a chi chiude in questo modo categorico le porte del cuore e priva a Dio la possibilità di dirgli: figlio mio, io ti capisco, ti voglio bene, d'accordo? Lo so che hai agito in buona fede, tutto quello che vuoi, ma ripensaci un pochino e rimettiamo in discussione. Questo noi lo dobbiamo, e non dobbiamo avere paura. Ma l'uomo che vive nella divina volontà non ha paura di questo, perché quello che gli interessa è arrivare a fare quello che Dio vuole, a comprendere quello che Dio vuole. Per cui se mi sto a sbagliare, ma Dio viva Dio e qualcuno me lo fa notare, o che mi aiuta, sia essa la grazia di Dio, sia essa tutti quanti gli strumenti che la grazia di Dio usa, no? Tutte le mediazioni che usa. E infine l'habitat che custodisce questa luce è la pace. Domani, 1º di gennaio, la Chiesa celebra la messa, la solennità non soltanto di Maria, Madre di Dio, ma anche la giornata mondiale della pace. La pace che va custodita con tutti, noi non dobbiamo avere nulla con nessuno. Se qualcuno ce l'ha con noi e non vuole riconciliarsi con noi, lo offriamo al Signore, ci preghiamo sopra, d'accordo? Mantenendo sempre le porte del cuore aperte. Ma io non ce la devo avere con nessuno.
con nessuno. Quindi quando Gesù dice amate i vostri nemici, cioè non quelli che io reputo nemici, ma quelli che mi reputano tale, d'accordo? Perché noi dobbiamo metterci in condizione di non avere, per quanto sta in noi, nemici. Perché questo non ha niente a che fare con la vita cristiana e con la divina volontà. Zero. Non si può, sono proprio cose, dico sempre, il gesto simbolico e tra l'altro facoltativo, secondo le norme liturgiche, che si dà prima di fare la comunione, che è lo scambiare il segno della pace, ci ricorda proprio questo. Tu non puoi fare comunione con Gesù se non stai in pace con tutti. Quindi che tu dai la mano al vicino non fa niente, ma che prima della comunione il Signore dice, il sacerdote dice, la pace del Signore sia sempre con voi, quindi ricordati che se non stai in pace con tutti, non puoi andare a fare la comunione. Se può. Non si può. Ecco, l'ultimo paragrafetto che abbiamo citato già è il primato dell'amore. Primato su tutto. Su dottrina, su dignità, su nobiltà. Perché è soltanto l'amore che porta al possesso di Dio. Chi giunge a mangiarmi come si fa di un cibo, l'amore, chi ama mi divora. Cioè quando due sono innamorati, no? C'è quell'espressione, come dire, simbolica di un cuore proprio perso d'amore, no? Ti mangerei, d'accordo? Ti mangerei di baci, non lo so, no? E tra l'altro beh, Gesù, non senza motivo, insomma, ha istituito l'Eucaristia dove noi, insomma, lo mangiamo, insomma, cioè è una cosa diversa, insomma, dall'attività del mangiare, è un cibo spirituale, però di fatto Gesù entra nella nostra bocca, viene posto sulla nostra lingua, viene assunto dentro di noi attraverso le specie eucaristiche, no? Quindi, ecco, anche a comprendere, cioè, la vera comunione sarebbe proprio questa consumazione di amore, cioè, pensiamo a una comunione fatta bene, quali effetti possa produrre, no? E a quante invece sono fatte in maniera, ahimè, disgraziatissimamente scellerata, fredda, ecco, distratta, senza un minimo d'amore, senza un minimo di ringraziamento, eccetera, no? Ecco, ci teniamo un pochino queste cose nel cuore, ma se siamo pieni di tante altre cose, in due parole, l'amore di Dio dentro di noi non ci abita. E se ci accorgiamo tali, occorre che con la zappetta dell'umiltà cominciamo a fare un po' di operazione di svuotamento, ecco, degli ingombri della nostra casa, perché possiamo ben aprirci all'azione divina e santificante della grazia. Qualche interprete, qualche esegeta o Santa Vergine Maria, io ne ho memoria ma non saprei dire chi, e commentando qualche brano che a te si riferiva, ti chiamava la donna vuota. Immagine, insomma, che può sembrare anche un po' riduttiva, no? Un po' a prima vista non troppo riverente, ma è un grande complimento invece. Ed è anche un tuo grande segreto, perché tu eri vuota di tutto ciò che non fosse Dio solo, la divina volontà. Quindi la più umile dell'universo è sempre in questo atteggiamento, ecco, ininterrottamente recettivo nei confronti della grazia. L'abbiamo sentito anche nel Vangelo di questa domenica, no? Tu non andavi a chiedere a Gesù i perché, però ti interrogavi, dici, ma come mai Gesù... poteva dirmelo, insomma, no? Mi fermo 3 giorni al tempio. Come mai ha fatto così? I Vangeli bellissimi, ecco, descrivono questa tua continua, ecco, ricettività
che ti faceva sempre più crescere nella conoscenza e nella comprensione. Con Maria osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, quindi confrontandosi, pensandoci. Questo è molto importante, che noi impariamo a farlo, e soprattutto che impariamo a entrare con il tuo aiuto dentro noi stessi per scoprire bene quello che c'è, per essere messi nella verità e così essere ben e santamente avviati solo a questa condizione in un cammino di vera santità. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.